I giovani non muoiono per Covid. A dichiararlo è Annarita Iannetti, medico di prevenzione ed esperta di pnei e di epigenetica. La dottoressa, residente a Pescara, ha esposto su Fano TV il suo pensiero in merito alle norme anticontagio imposte in Italia, al virus e alla vaccinazione sulla popolazione giovanile. Quindi non si muore per Covid, né ci si ammala da 0 a 20 anni. E poi anche oltre, perché diciamo comincia ad essere significativa sia l'essere malati che la letalità oltre il 50° anno di età. Quindi tutta la fascia dei giovani non è colpito in maniera particolare da questa infezione e soprattutto non muoiono per questa infezione. E quindi i casi di morte che abbiamo visto, letto anche sui quotidiani, secondo lei da che cosa derivano? Qual è la causa? Prima cosa, sono in numero veramente risibile rispetto poi al discorso della popolazione totale, e poi erano tutte persone che avevano comorbidità gravi, quindi erano malati già di altro e chiaramente questo è una malattia che va ad aggravare gli stati precedenti di patologia. E quindi ci sono stati certamente alcuni morti. Ma il sistema immunitario della fascia di età 0-20 anni, prosegue la Iannetti, fa sì che in una persona che non ha malattie sia capace di spegnere l'infezione per conto proprio senza alcun tipo di intervento. In base all'esperienza di questi ultimi mesi, la trasmissione virale tra i giovani e dai giovani verso gli adulti presenta percentuali bassissime. Perché tanta preoccupazione? Qui si fanno degli interventi molto pesanti sulla popolazione, su previsione, non sui dati reali. Noi abbiamo che i malati sono contagiati a casa, dentro le metropolitane non si contagia nessuno nonostante la ressa, non si contagia nessuno nelle manifestazioni di 100.000 persone senza mascherina e con gli abbracci. Eppure si continuano a dare indicazioni di distanziamento sociale, di mascherine a scuola immotivatamente, cioè una follia dei governanti e anche una follia della popolazione che non ben documentata rispetto agli eventi reali si preoccupa di cose che sono immaginarie. Secondo il medico, quindi, le misure imposte dal governo sono spropositate e le regole, ha spiegato la dottoressa, hanno ridotto la popolazione che ha creduto di dover seguire quei comportamenti, perché sono proprio le persone che si ammalano più facilmente. Perché la mascherina dà un problema sia di ossigenazione che di sovrainfezione proprio dovuta alla mascherina che fa da terreno di coltura dei patogeni. E poi c'è il problema emozionale. L'apnei è una scienza, ci dice che il tono dell'umore regola la risposta immunitaria. Quindi quando una persona è nel terrore ha praticamente annullata la capacità di difesa naturale. E capite bene che quindi non solo non è stato a costo zero il fatto di avere avuto queste imposizioni, è stato un ammalamento maggiore della popolazione. Secondo alcuni studi, ma anche secondo alcuni esperti del settore, i rischi della vaccinazione per bambini e giovani superano i benefici e sono stati riscontrati infatti anche diversi casi di effetti avversi. Qual è la sua opinione in merito? Che pensare, anche soltanto pensare di vaccinare un ragazzo e ancora peggio un bambino è un crimine, è semplicemente un crimine.